Oh, guarda, c'è Gigio. Ciao Gigio, come stai? Bene, Ultra, e tu? Ah, bene anch'io. A proposito, come va il tuo lavoro di tecnico del suono? No, da oggi ingegnere del suono. Ah. È stato facile con il corso di preparazione, cazzo! E finalmente ho avuto la promozione che aspettavo. Però, allora, congratulazioni, dottor Gigio. Dottore, grazie al cazzo! Ancora spiegare cosa è successo, tra l'altro. Magari lo spieghi anche a ragazzi. Sì, lo spiego, perché siamo tutti angosciati, è tutto il giorno che corriamo avanti e indietro dall'ospedale, perché anzi è una situazione abbastanza, è insolito sentirlo dire da noi, ma è abbastanza tragica, perché voi sapete che DJ Hooker non si è fatto vedere per alcune settimane, e poi settimana scorsa è comparso e invece praticamente è stato male. Comunque adesso prendiamo la telefonata che lo spiego anche a lui magari. Pronto? 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 Ho subito a fare pirla. Per chiedere una canzone? Dipende. Perché lo fai di Masini? Ah sì, sicuro, sì. No, ti dico, guarda, mio amore. Senti, giovane raga, noi in genere non mettiamo musica richiesta, però visto che è proprio un gran bel pezzo. Un bel pezzo di... Sì, sì, molto bello soprattutto. Ma hai cambiato voce? Sì, ma chi sei? King Diamond con due voci? No, non sono King Diamond, sono Phantomman. Phantomman, ma sei ancora... Io pensavo che il mondo è mio ti avesse distrutto. Sì, il panettone è mio più che altro. Oh, sì. Complimenti per il concerto, ho visto tante vaccate. Cioè, ma voi i pezzi li provate con i suonari? Hai visto anche tante vacche, anzi 5 vacche, praticamente 5 ute. Sì, vabbè, sì, insomma, a parte, vabbè, un finale di basso cannato, forse sì. Che hai cannato tu, non so. Ma dai, non dirlo subito così. Mi scusi di sebo, però... No, non è vero, abbiamo avuto ma dei problemi tecnici. Perché non ti sei fatto riconoscere? Ma io mi sono fatto riconoscere, perché tu devi sapere una cosa. Io ho già visto un concerto degli Utes, no, a Cugione, molto tempo fa. E allora, siccome ne sono stato scioccato, ho detto, vabbè, tengo su la stessa biancheria intima finché non fanno il prossimo. Fantastica perché idea. Così li porto sempre dentro di me. Ma bello. Ora, cioè, perché... siccome la puzza era tale che io ero inconfondibile, cioè non capisco come hai fatto, come non hai fatto riconoscermi. Perché anch'io avevo una roba, no, anche noi avevamo una roba che ci contraddistingueva e che, insomma, praticamente si mischiavano tutti e due, era un mix, come una specie di mega mix. Era stagionato. Ah, allora bene, allora vedo che tu hai notato soprattutto le cannate, molto bene, mi eri molto simpatico. Sì, poi vabbè, cioè, è stato tutto molto tecnico, allora, non so. Cioè, è una storia tesissima di bestia a pala. Cioè, è stato un po' rivocare gli ultimi 10 anni, direi da 86 a oggi. Sì. Senti, posso darti un termine che è un mese che sì, dai, guarda, sai che tra l'altro il dizionario sgammato è quasi pronto. Quasi? Sì, veramente. Sono 150.000 pagine, sì. E adesso dovrò fare, sì, perché costa troppo stamparlo così, allora dovremo fare un'edizione condensata. Ma no, fatto con la carta igienica, riciclata. Il microfiche. No, faremo un CD-ROM del CD-ROM. Sì, però siccome voi giovani raga heavy metal i soldi li usate per comprarvi il fumo, per fare le canne, non potete comprare il computer per vedere il CD-ROM, allora dobbiamo fare un'edizione condensata del dizionario. No, un'idea migliore. Sopra una cartina. Il dizionario, non c'è le sue pagine per rollare le canne. Ecco, lo sapevo. Ce l'ho qua, senti? Frusciare tra le mie mani. Sì, infatti sì, stavo sento. Facendo proprio quello. Allora, prendi la lettera B. Sì. Come Firenze. Esattamente. Ecco. Allora, il termine è imperativo, è brasati. Brasati vuol dire calmati, fly down, cioè stai tranquillo, una roba del genere. Aspetta che te lo scrivo. Calmati, stai down. Fly down. Cioè datti una regolata, una roba del genere vuol dire. Detto a chi è troppo esaltato, allora, cioè, o gli dici quello o gli dai due schiaffoni sui denti. Ah. Ad esempio io devo dirlo, no, Gigio stasera no, perché Gigio è morto stasera, sembra morto, guarda. Sì, ma tu l'hai sentito al telefono prima e poi è andato. No, prima mi sono fatto attivo, però quando l'hai chiamato prima... Perché sai che è completamente mimetizzato con le pareti dello studio marron, sì. Ormai, cioè si sta sciogliendo. No, è che sono reduce da cena di ieri.
dovete sapere cosa hai fatto. Ah, ieri. Siamo andati. Beh, ma c'ero anch'io ieri sera. Ma tu sei io ho anche tutto il giorno lavorato, è come un negro, a frustate. Io no, non lo so cosa mi ha preso. Perché io lavoro in una cava di pirite. Ah, sì, pirite. Sì. Ci lavora anche il guapo. Estraggono, magari. Si fanno le pire. Allora, estraggono queste pire e io lavoro lì incatenato, sono tutti incatenato. No, il guapo non c'è, il guapo è in ospedale. Hai cominciato presto a lavorare in miniera. Sì, sì, fin anche da piccolo. Il guapo è in ospedale. Sì, perché è successo praticamente questo, te lo spiego francamente. Io non lo so neanche io. Allora, Uker è malato, cioè, si è ammalato, sai che si gonfiava sempre di più, aveva questa malattia. Sì, che è diventato sempre più enorme, no? E non si riusciva a. Sentivo intanto la sedia come cicla, fa schifo. Si gonfiava sempre di più, non si riusciva a capire cosa avesse. Sciupea. Sì, a sciupea proprio, è diventato un. Come Sant'Onore stava diventando in pratica, no? E poi l'abbiamo portato in ospedale a fare gli esami e alla fine è scoperto che è una cosa. La prima volta al mondo è incinto. È il guapo. Sì, è incinto. E questa settimana gli sono rotte le acque, l'alcol più che altro è uscito. E oggi, a parte, cioè il guapo e Sebo sono al suo capezzale, ha partorito un bel bambino, un fusto da 5 litri di Guinness, che è nato oggi in ospedale. Anzi, una bella bambina, già scura di capelli, scura, con un po' di schiumetta. Sai cosa mi hai fatto venire in mente? Dimmi. Sì, non lo so. No, mi è venuta una pubblicità stupenda, qua della bottiglia che entrava e diceva, ma Callan, sei pronto? No, quello lì diceva, no, aspetta 5 anni, poi ci... Sì, era così, no, in effetti era così, l'originale era così. Fantame, dimmi. Tu dici di me, però anche tu sei sempre più lento ogni settimana che passa, cosa succede? No, lo so, di solito mi dicono che parlo veloce. E perché per radio parli lento, Che amici hai? Dei matti sono. Sono dei pazzi tuoi amici. loro vivono a rallenti forse. Forse tu esci con una di pistocchi, no? Con una compagnia di bradipi. Esci con dei bradipi? Sono degli amici di pistocchi, fanno tutto il replay, no? Ah. Cioè, tutto slow motion. Slow motion. Cioè, quindi tu non devi dire brasati ai tuoi amici perché loro sono sempre così un po' in down. No, cioè, per vivacizzare i miei amici bisognerebbe dargli il supposto incendiario. Ma inserirle direttamente. Inserirle col turbocompressore pneumatico, però. Con un incursore anale, magari. Di Anal Intruder. Anal Intruder, un pezzo. Un film bellissimo. Mamma, che bello. Sì, c'era in un film molto bello che si chiama Top Secret. Davvero? Sì. Sì, è vero. È storia. Non l'ho mai visto. Il primo film demenziale. Io non ho la televisione, cioè il cinema, io vivo in un paesino sulle Ande. Dagli Appennini alle Ande. Sì. Cioè, ma Top Secret hanno fatto 2 anni prima che si formassero gli Utes. E io non ero ancora nato. E lui è nato con gli Utes. Sì. Ascoltami, abbiamo una pubblicità che spinge. Va bene. Di già. Di ma dove spinge? Anche. Da dietro come sempre. Faccio che vi fa male allora. Sì, infatti siamo qua con le mani. Stiamo a guardarci le spalle. Abbiamo il guardaspalle. Avete anche 3 ragazzi, no? Che vengono dopo, cioè guardatevi bene. Sì, sì, è vero. Ci vediamo, ciao. Ciao, ci vediamo soprattutto per radio. Sarà facile. No, Gigio, davvero la pubblicità da mandare? Eh sì, ma com'era triste Fantame? Non lo so, guarda, siete che è venuto sabato a vederci, è rimasto così. Ma perché dici così? No, perché è vero, fondamentalmente. Allora vai, dai, ti lascio la parola. Vai, caro Gigio, presto. Parliamo! Pronto? Buonasera. Buonasera, chi parla? Io sono il signor Prosdocimo Marelli. Signor Prosdocimo, ma lei buonasera. Che si scrive sempre le lettere. Buonasera ragazzi. Sono felice di sentirla. Sono talmente emozionato di io stare qua a parlarti a voi che non ci avete l'idea. Che bello, anch'io ma qua, anche noi. Guarda, mi viene da piangere dall'emozione. Sì, sto chiamando da Valsaghello. È il mio paese natale. Come sta, signor Prosdocimo? Ma guardi, io sto bene. Mi è caduto in testa un muro l'altro giorno e ho sbagliato il geometra, non mi aveva dato le misure, no? Allora
ho avuto... Ma non l'ha messo in bolla? La vitino in bula? No, non ho messo niente, io non uso la bolla, io uso il filo a piombo. C'erano degli altri suoi sono rimasto vittima di una strage a pari di Ustica. Ma sei avanzaghello, ah, sì? Questo? Sì, avanzaghello è successo, sì, stavo rifacendo una palasina. E niente, mi è caduto in testa il muro e non mi è successo niente, però mi è partita la dentiera e non riesco più a trovarla, è per questo che parlo. Ah, ma questo, infatti io qua ho una sua lettera che parla proprio di questo dramma. E infatti lo sto spiegando perché io prima di solito c'ho la voce come Tony Renis. È per la dentiera allora che parla così. Sì, naturalmente, no? Tra l'altro adesso l'ho persa, non deve essere in qualche androne del palazzo, Non ho avuto il tempo di controllare perché insomma era finita la giornata. Ma questo è successo quando? Ma è successo mercoledì scorso. Cioè, allora è praticamente da mercoledì che mangia solo semolino, brodino, no, così. No, vado, come tiro fa? Avanti grazie alla riserva di birra che c'ho in frigo, altrimenti non saprei come fare. Ho capito. E quando non sono a casa a bere mi reco al Texas Towns, che è un locale simpatico. E vado là, no? Insomma, no? Capito. Volevo dare una notizia prima di salutarvi. Sì, volentieri. Volevo uno scoop da diretta. Sì. Volevo dire che è stato un mio antenato che ha posato la prima pietra del palazzo dove c'è il Texas Town. Veramente? Ma come si chiamava? Sì, è il mio prosnonno. Prosdocimo, effettivamente è prosnonno. Sì, volevo dire che era lui, insomma, si chiamava Primo Marelli, che è il mio prosnonno. Ha posato la prima pietra, infatti, essendo primo. Ma cos'è questo casino che si sente? Credo che non c'entro io. Il casino è che sono i miei amici che no, che sono su. Stanno finendo la soletta? No. Stanno finendo un'altra cosa, forse. Esatto. Di sì, No, sta facendo su la malta. Sentivo un rumore di badile. È già finita, niente, volevo scherzare, fa niente. Ho capito. Avete capito? Vi saluto, signori, spariamo ai cantautori. Signor Prosdocimo, mi ha fatto veramente tantissimo piacere. E sappiate che almeno per 2 minuti ogni lunedì i miei amici vi martelleremo come delle ostie. Grazie mille. Spirina, sì, sono qua, sono loro. Spirina. È mia moglie Spirina. Sì, me la ricordo, nella sua lettera ne parlava. Ve la passo un attimino, poi scappiamo. Sì, grazie. Pronto? Pronto? Pronto. Buonasera. Che bella voce. Che bella voce. Io sono la moglie di Prosdocimo. Scusate se parlo così, ma ho perso la dentiera oggi. Anche lei? Anche lei? Sì, anch'io. Ma se avete la dentiera siamese, gemella siamese. Ma ne avevate una in due per caso? Siccome noi quando ci siamo sposati, al posto degli anelli ci abbiamo scambiato le dentiere. Che bello. Ho capito. No, perché c'erano due che l'avevano una in due, e allora uno mangiava la bistecca e quell'altro il brodino, poi a cena il contrario. Esattamente. Cambiavano. E invece loro l'hanno persa tutte e due, quindi niente birra per tutti. Mi saluto. Vieni via deficiente, che hai parlato troppo, spegniamo troppo col telefono. Somara di un'asina. Vai in cucina e fammi un caffè, bello forte. Va bene, grazie signor Prosdocimo per aver chiamato. Buonasera signori. Buonasera. Vi chiamerò non appena possibile, ma anche dal lavoro. Sì, grazie mille. Arrivederci, grazie. Vado a cercare la dentiera. Sei molto gentile, grazie. Salve, arrivederci, salve. Salve. Fantastico. Va bene, finalmente l'abbiamo conosciuto. Abbiamo un'altra chiamata. Un'altra chiamata. È fantastica sta trasmissione, è bellissima. Telefono. Chi? Un collegamento dall'ospedale. Dall'ospedale? Si pensa chi può essere? Hooker. Sì, è Hooker. Si è rimesso. Pronto? Pronto? Hooker. Buonasera. Hooker, come stai? Bene, sto bene, grazie. Ma come va il bambino? Ha fatto un po' fatica a uscire. È uscito con la testa o coi piedi? No, però si è uscito un piede. Ah, è uscito un piede. Infatti c'è un bel mezzo dell'operazione, però ho un'anestesia locale che mi permette di parlare. Bene. Poi mi hanno fatto una flebo di Campari e soda, quindi sto abbastanza bene al momento. Sì, infatti stavo spiegando che si è scoperto che il primo caso di uomo incinto che è partorito o stai ancora partorendo questo fusto di Guinness da 50 litri. Esatto. Perché quando è uscito il
doppieduccio, quello dove si attacca il fusto. Ecco, sì, perché le altre birre sono da 30 litri, i fusti in genere, invece tu da 50 hai fatto proprio. Esatto. La più bestiale. Ah. Così, e gli altri due, Guapo e Sebo, sono ancora lì al tuo capezzale o se ne sono andati? Ma adesso non ci sono, prima c'era Sebo, ma non lo so dove sia andato, perché mi sono addormentato un attimo per via del che ho dovuto calare, no? per sentire meno il dolore. Come nell'West. L'anestesia. Ma ti hanno ubriacato come nell'West, tu, ho tanto il proiettile. E poi ti è andato qualcosa da mettere fra i denti, da stringere. Stringi mi hanno dato delle pastiglie bianche con su delle stellette, mi ha detto stringi, tienila sulla lingua. E vedrai che non sentirai nessun dolore. Quindi non stai sentendo dolore? No, adesso per niente. Bene. Anzi, sto proprio bene. Devo fare un rutto, però non lo faccio, dai. Sennò faccio come gli inviati speciali. È vero. Non ci hanno ancora chiamato stasera. Si saranno offesi, sì. Sono suscettibili loro. È vero. Oltre che essere dei pessimi inviati. Ma c'è una festa lì in ospedale? Sì, no, la radiolina qui vicino. Però naturalmente non ascolta la vostra trasmissione. No, ci mancherebbe. Mi sembra logico. No, ma anche perché non si sente. Ma riesci a sentire per telefono? Per telefono sento poco Giorgio e poco tu. Adesso senti più? Adesso sento solo Gigio. Solo Gigio, perché anche parla perché solo Gigio. Giorgio non parla. Prova a dire qualcosa. Prova. Prova, sì, io sento sempre, sento Ultra, no, ma non sento Giorgio. La simpatia fatta uomo. Ma ho sbagliato. Fatta uovo. Ho capito. Allora se rimarrai ancora molto lì in convalescenza? Ne avrò per una settimana, credo. Poi vedo. Ma non scade la birra in quel tempo? Cioè, il bambino in quel periodo lì? No, perché è chiuso. Cioè, è ancora chiuso? Sì. Ho capito. Non si sono ancora rotte le acque. Le birre. Che bel discorso, fratelli. Amici delle stelle. Vai tra. Beh, io saluto tutti i flashati, allora, che ascoltano la trasmissione. E poi devo andare a lavorare tra un po'. Giovani raga, ma come? Col ma bambino? Lavori in convalescenza? Per forza, io sono un tipo devoto. Come il dizionario. Devoto Holly sei. Sì, devoto a rendere. Sei molto Holly tu. No, bene, mi dispiace però che devi faticare così. Dispiace anche e poi adesso hai anche un bambino da mantenere. Dimmi. Faccio come Danny Hooker. Settimana prossima, vieni in radio. Ma guarda, pensi io di rimetterti? Conto. Dai, non ci contiamo. Se mi sono rimesso. Mi sembra che stai già meglio. Mi sembra che hai già rimesso un po'. Sì, ma poco. Mi sono sbordigato un po' al camice qui che mi ha dato, quelli che si legano dietro. Senza mutante. Sei tutto biotto. Ti fa sdraiare su sulla lamiera della barella che ti gira il sedere. Il sedere. Sì. E sopra c'hai tutta la roba lì verde. Sì. Che schifo. Beh, ma finché mi danno pasticche Campari vado bene. Va bene. Sì. Va bene, allora salutaci la bambina. È un d'accordo. Maschio, un maschio o una femmina? Ma non saprei. Io direi che è femmina. La femmina. La Guinness, è vero. La Guinness. Oppure il fusto. O il fusto, non vero. Lo so. Sarà mica un busone. No, dai. Magari è un busone, al buso. Sai che io non tollero. Sai che è un buso davanti dove si attacca la spina. È vero. Provi... che è un busone. C'è il figlio busone. O streghetta. Fa niente, dai. Adesso fu. Fa niente, dai. Lo porti qui e lo fai conoscere a Guappa. Va e bene. Tratanga. Allora tornerò lunedì per raccontarvi delle nuove barzellette. Sì, bene. Che bello. Sì, evviva. Ne ho un paio che fanno veramente schifo. Beh, tienile in serbo. Ecco, senz'altro. Non aspettiamo altro. State tranquilli, non le dirò a nessuno se non a voi altri. Molto bene. Cari ascoltatori e presentatori. Beh, molto benissimo, molto bellissimo. Siamo onorati. Va bene. Come la Santa Onore. Siamo onoranti. Sì. Allora, visto che onoranti. La conversazione ve l'avrà fatto rosso, in corso. Sì. Ma stasera non ci fanno rosso quasi niente. No, è vero. Ma va? Stasera siamo marron come lo studio marron. Ho capito. Beh, comunque io vi saluto ugualmente. Va bene. E allora spero che ci vedremo lunedì, noi tre. Sì. Mentre tutti gli altri spero che ci sentiremo lunedì. È vero, bravo. Vai tra, bravo. Raga, no problem. Bravo, bravo. Allora dai un bacino alla bambina e anche un sorsetto. Va bene. Da parte nostra. Va bene. Ciao. 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 Ciao.
Gio, di là al telefono. Cosa stai fando? Penso che abbiamo fando un ragazzo che ci mancava molto. Ah. Pronto? Indovina chi è? Vedo che hai indovinato chi sono. Ciao. Oh, Ultra. Dimmi, bello. Tu non devi fare questi scherzi. Che scherzi? Io sono appena arrivato, no? Saranno 20 minuti. Accendo e sento Ultra che fa, Booker in ospedale, porco cane. Sì. Detto, porco Diaz, vuoi vedere che è successo qualcosa, vacca Eva? Sì. Poi meno male che Gigio ha chiarito che, vabbè, non riveliamo il segretino. No, è stato male, però, cioè, si è scoperto alla fine, cioè... Tu l'hai visto Hooker, no? E si stava gonfiando a dismisura. Aveva questa cosa, questa malattia orrenda. Cioè... Ah, quindi non è che non è lì in trasmissione per lavoro, è veramente in ospedale. No, è in ospedale. E cioè, si è gonfiato come un pallone aerostatico. Più di quanto. Sì, infatti volevano prenderlo e metterlo nel museo di Parigi al posto dei fratelli Montgolfier. No, i fratelli però erano due, chi è che faceva l'altro? E lui faceva tutte e due, perché era diventato talmente largo che era come tutte e due, capito? Ah, che bello! E noi eravamo preoccupatissimi. Infatti è stato via un mese, due mesi. Infatti ho notato, porco cane. E poi alla fine abbiamo scoperto che lui aveva una gravidanza in corsa, per quello che era nascosto. Chi è stato? È il guapo, non vero? Si, no, e lui si è auto-inseminato. Che schifo, porco Giuda. Si è auto-inseminato con quelle bustine, sai quelle che vendono nei cataloghi di fiori? Di sementi. Quindi, cioè, viene fuori la pianta carnivora. Di allora. Sementi, no, e praticamente, e poi oggi ha partorito un bel fusto di Guinness da 50 litri. La Guinness, quella famosa birra che non è... Quella che è, sì, no, la Guinness è l'unica vera birra scura al mondo. Cazzo, veramente. Ed è olandese. Però come lo dice il guapo non lo dice nessuno. È l'unica vera. E poi è diversa dalle altre perché è fatta col caffè. Ah, è diversa perché io credo che fosse gay quella birra. No, è diversa perché è fatta... Mentre quella che dici tu è la birra rossa. In realtà non esiste. Sì, ma faccio confusione, se com'è che lo sai benissimo che d'altronde a me piace molto di più il vino, cazzo. Porco Giuda. La birra rossa che non esiste, non so mica se lui di prossimo telefono io. Come no? Domani rischio la morte io, cazzo. Cosa fai? Devo andare dal dentista, cazzo. Ma se c'è uno. E voi ci riderete, porco Diaz. Ma che non è sta la storia farsi devitalizzare un dente, cioè, ma che uomo è pericolosissimo, cazzo. Ma che uomo sei? Mi sto cacando sotto da due mesi, cazzo. D'accordo, c'è Hooker che ha rischiato quasi la vita per oggi, così in sala parto, e tu per una devitalizzazione, va che me. No, aspetta, ma sai come l'ho distrutto il dente? Perché io c'ho un dente distrutto. E indovina con cosa? Resta distrutto, è un barbatrutto, no. Un raviolo me l'ha distrutto. E potrei dire porco. All'amianto era. Cioè, e non so che cazzo ci fosse dentro. Piombo. E il granocchiaro a un certo punto crunch. Il raviolo prodotto dalla francotosi era. E può darsi, porco cane. Un male Giuda, porco schifoso. Scusate l'improvviso, sai com'è? Sto cacando sotto di verosimile, porco Giuda. Ma tu, un uomo duro così come te, super inviato. Io ho i miei momenti di debolezza. Diciamocelo, porco cane. Anche i duri hanno un'anima, un cuore. Esatto, anche i duri. E hanno anche un dente cariato. Anche non è cariato, è distrutto, proprio aperto a metà. Come aperto? Sì, c'è via un pezzo, un poco, che ne so, boh. Allora, è una cosa molto bella. Va bene, allora ti saluto. Ti lascio andare a dormire. Così poi domani sarai, insomma, affronterai la morte. Sì, porco di alle 9 mi devo svegliare. Sto pezzo di merda. Ti sta bene. Ma va a cagare, porco Giuda. Ciao bello. Ciao, ci sentiamo. Speriamo di risentirci. Sì, se no. Saluto anche il Mook che magari ci sta ascoltando. Se no parliamo col dentista lunedì prossimo. Gli dico di telefonare. Sì. Vabbè. Ciao. Grazie, ciao. Questa lettera ci è arrivata la settimana scorsa, devo dire la verità, però avevamo già finito. Una busta marrone, Utes, un simbolo, una garanzia, ma c'è poi, Attenzione, tracce di saliva, blea sui lati, si prega di aprire la suddetta busta con un coltellino, come quello che si usa per tagliare la Coca-Cola, penso. Lo dico a voi che siete degli esperti, grazie della considerazione, in bocca al lupo. Lettera anonima, setta 777 c'è scritto. Un nome e una garanzia, non siamo la catena di Sant'Antonio, aprite. Poverino, pensavo che non l'aprivamo. Allora,
letterina, faccio sentire che è vera. Che bella carta, mostruosa, Gigio, devi vederla. Allora, PS, è subito scritto, bella questa carta da lettere, vero? Bellissima. Anche la busta non è male, né. Sì, non per niente, è malissimo, fa schifo. Allora, 050196, ciao Utesiani, sono una membra della setta 777. Vi ho scritto per sapere che fine ha fatto la nostra lettera coi baciotti. Ve la siete magnata o l'avete imboscata nei meandri impervi della radio? Qual è la letta coi baciotti? Io non l'ho mai vista. Lo giuro su, non lo so, sull'Emmy dei Motorhead, che se non è vero è un busone, se non è vero che io non l'ho mai vista. Allora, i baciotti questa volta ve li scordate, anche perché abbiamo terminato il rossetto rosso. Quattro strade, un sempione alla marca del rossetto. Cos'è questa simpatica musichetta, Gigio? C'è un'orchestrina ubriaca in studio. Vi ho anche scritto per suggerirvi come canzone anziana o pensionata il mitico Roberto Camerini. Ah, fa autore del punk con Robot o Bambolina. Quelle sì erano canzoni, non come quelle di un gruppo di nome Utez. Scherzavo, a meno male. Allora, sì, no, sai che io a casa ho due album di Alberto, non miei, di mia sorella, di Alberto Camerini, è vero. Io e le mie dette, presto, anzi prestissimo vi verremo a trovare, mi dispiace per voi, ognuno ha le sue sette. Domanda, ma Radio Lupo, oltre a non avere un cesso decente, come fate a saperlo, non ha neanche la cassetta della posta? Punto di domanda, no. Mo vi spiego, l'altra volta abbiamo infilato la lettera nella cassetta del vicino. Ecco perché non è arrivata. E tra l'altro non so se odorava ancora, l'abbiamo profumata, per modo di dire, di essenza di mughetto e glicine. Ah, che bello. Allora, essenza di mughetto e glicine, poi è stato scritto un odour de bois, che penso sia la marca del profumo. Ora vi lascio con grande dispiacere con un commento al film Bova Ontas, la leggenda. Molto bella, Bova Ontas, perché nel ruolo della principessa Bova Ontas c'è Raoul Bova, che ormai è diventato uno dei simboli di questa trasmissione. Allora, i personaggi sono tre. Raoul Bova, la principessa Bova Ontas. Ultra, John Smith, che è John, sarà il fidanzato. Poi Gigio, vecchio capo indiano, Powhatan. Bova Ontas, poi c'è la trama, che è allora, che era una volta un capitan calzacciamea John, è scritta così. L'era un bel fieu che al venia con una spedizione dei rebambi a rumpi cuiuni agli indiani. Pora genti. Non si capisce niente. Allora, Stucchi al butenario in 48 perché l'è innamorato di Bova Ontas, ma a che la lì la ga frega poco una gotta. Sopalga dis coda binisu, cosa c'è scritto? Spusa che lì calgai da ne, così te metti a posto la ca e tuo fradei. Questa è la trama del padre del fer. Allora, i due curnabò saman sa spusan e vissero felici e contenti. Quest'ultima frase è internazionale. Poi c'è una cornicetta che è stata greca. Molto bella la trama di Bova Ontas. Gigio, tu sei il vecchio capo indiano, allora. Allora, ora vi saluto con un grosso smack. Mi raccomando, leggete il nome della setta 777, la serie ha colpito ancora e colpirà. Ciao, Beifie. Scritto Beifieux. Bella, grazie. Precisissimo, grazie mille. È firmata setta 777, non si sa chi sono. Non ci sono i nomi. Bene, scriveteci strano. Ancora, dai. Ma forse è una setta dei televideo. Una setta, sì, per i non udenti, Ma che schifo la lettera, la busta dentro. È quadrettata. Quadrettata dentro. Non l'avevo vista. Cosa serve? Fantastica, davvero. Ma è per non far leggere attraverso. La prossima volta che ci scrivete, diteci anche dove comprate questa carta da lettera così fantastica. Basta, finite le letterine per questa volta. Prometto questa settimana vado a Texastown a prendere quelle nuove. Perché queste qui sono tutte di settimana scorsa. Ah, non sei stato lì. No, sono stato cattivo. Indovina cosa che sto per proporti? Un pezzo bavarese? No, purtroppo una bavarese alla crema da purtroppo mangiare, no, dolce. Neanche.
Ah, forse ci sono. Ci sei? Della pubblicità. Ma sì, ma come fa? Allora, facciamo una cosa, dai, mandiamo la pubblicità e dopo le mandiamo un pezzo bavarese. Sì, che bello, dai. Al nostro signor Prosdocimo che ce l'ha richiesto. Un bel putpourri. Andiamo! Ci vediamo tra, ci sentiamo tra poco. La Digital Pacco Records è lieta di presentarvi l'Orosco Pacco, a cura di Andrea Del Paccone. In studio Gigio e Andrea Del Paccone. Buonasera gente, come siamo in ritardo stasera? Abbiamo una serata molto movimentata. Buonasera signorina. Buonasera, siamo in ritardo perché è ritardante per lei. Eravamo da fare delle cose molto belle. Volevamo lasciare a metà. Purtroppo anche stasera devo dire che sono da sola perché quella golosona della guappa se li vuole pappare, la guappa se li pappa tutti lei, e allora mi ha lasciato qui io che sono una schiava del lavoro, una schiava. Sono venuta perché mi piace venire, diciamo, e quindi vengo volentieri anche qui in radio, ecco. Povera signorina guapa, è rimasta al casello, l'ho vista ieri che fermava i camionisti e diceva dammi questo capitone. È rimasto a casello, io non ho potuto fare niente. Sì, amo molto il pesce. Sì, è una golosina di pesce. Oh Gigio, è arrivato anche Gigio. È arrivato Gigio. Ciao Gigino. Chimè? Come stai? Qua. Andiamo del Paccone, devi stare più vicino al microfono, che da là io sento che non si sente un non tubo. Non si sente un perché tubo. È la vocina. Non si sente un tubo. Il tubo è una bella forma, mi piace a me tantissimo. Stavamo sentendo il tubo prima, infatti. Senti come tubo la mano. Scusate, sono raffreddato. Oh, iniziamo, dai. È arrivato anche Gigi, con la giù di giù in giro. Cosa facciamo? Leggiamo il santo prima, come al solito? Sì, vai, dai, leggiamo il santo. Leggiamo. Allora, il santo di domani però, ovviamente, perché oggi è già passato. Allora, domani, 16 gennaio, il sole sorge come un alito di vento e tramonta come un pesce lesso. La luna si leva il peso di una brutta giornata e cala a picco senza mai fermarsi. Il santo odierno è sanitario, auguri a tutti gli itari d'Italia. Allora, sanitario è il santo protettore degli scarichi e dei cattivi odori, ma è importante dire che egli fu santificato il giorno in cui si inaugurò il primo Vespasiano e venne così consacrata una chiesa con il suo nome, la Wells Chapel, o più comunemente chiamata VC. Bene, Vespasiano è un imperatore. Aspetta che sto cadendo. Oh mamma mia. Scivolare. Tu scivoli spesso. Scivolare. Mi cogli in fallo. Allora. Fallo. Inizio io con Ariete. La signorina dovrebbe leggere questo, tu dovresti leggere quell'altro film. Non capisci mai niente, Gigi. Come si fa a stare attenti? Attenzione che questo è l'Orosco Pacco. Ariete. Per il neopatentato che non sa mai dire di no, neanche a se stesso, consigliamo di non guidare al centro della strada, perché si corre il rischio di essere investiti da tutte e due le parti. Non è male questo. Certo. Allora, oggetti dell'Eros, dell'Ariete. Cuffietta di raso con corna e quine. Corna. E quine? Io ne ho fatte tante di corna. Prosciutto affettato posto ben bene sulle nati. Che bello l'Ariete questo mese. Molto. Tu molto di che segno sei, Andrea, tu? Io sono del sanitario. Sagittario. Vediamo. Allora, agevoliamo anche il toro. Allora, toro, notti insonne, disturbate, deturpate, avvinghiate, intersecate, cosa dicono? Intersecate, ma soprattutto mal dormite e con qualche brutto segno. A parte tutto, il guaio della mattina è che quando arriva non sei mai sveglio. Agevoliamo l'orosco. Allora, oggetto dell'Eros di Toros, perché sono tanti, plurale, prurito, due dita di pasta d'acciughe sulle parti da rassodare, ma guarda che non c'è niente da rassodare, sai, stupido, ferma coda di paglia con gancini di gomma arabica.
Ah, interessante. Gli arabi sono famosi per le loro doti. Ah sì? Ma come mai hanno così tante donne? Gli uomini tutti insieme. Come mai hanno così tante mogli? Degli harem, dice. Cioè, se un arabo ha un harem di donne, poi ci deve essere, ci devono essere 39 arabi che non hanno neanche una donna. Non lo so, mi interessa sentirsi nell'harem, del resto non mi interessa niente a me. O forse a turno, è tristissima sta cosa. Gemelli! Oh, porco cavolo, vedo niente. Senza ombra di dubbio, il periodo in corso è pensieroso come un grande scienziato e preoccupante come la tua mamma quando ricasi tardi. Tutti i bigotti erano un tempo bambini senza pregiudizi. Come si suol dire dalla leggenda. Allora, gemelli, oggetti dell'Eros, apri scatole, spagnolo. In che senso spagnolo? Come spagnola? Come le, come c'è uno una specie di sport che si chiama spagnolo. In catalano. Apri scatole, spagnolo incastrato nel linguine. Che male. Tappi di sughero. Fondi di bottiglia assunti per via rettale. Porco cane. Che via rettale? Qua siamo in via Volta. C'è una via Lattea. Non preoccuparti che lo so bene qual è. Cancro. Sei sempre sotto mano. Sotto mano, cancro. Sotto mano c'ho anche qualcos'altro di tuo, Giglio, se non ti sei accorto. Sei sotto coscia. È la protesi. Si parla di quella stasera. La prostata. No, la prostata. Come fa? È il chirurgo adesso. La proposi. Allora. La proposi. La proposi. La propoli. È andato. L'acropoli. Sono la propoli. È un viaggio senza ritorno. Un viaggio. Sta imbarcando stavo. Sei impennato. Allora. Cancro. Le persone più felici sembrano essere quelle che non hanno motivi particolari per essere felici, se non quello stesso di esserlo, o quantomeno di sembrarlo, oppure facendo finta di esserlo anche se avete la faccia di prima. Molto interessante, contorno. Dici tu. Allora, oggetto dell'Eros, cancro, berrettino americano fatto di cuore di panna. Anguilla essiccata da usare come più piace. Un'idea ce l'avrei. L'anguilla e il capitone. Mi avrei lui due? Sì, però non posso dirlo. Vedere, due ce ne hai. Perché non uscite assieme invece di stare qui a fare sto programma che è tanto antipatico. Vabbè. Vado via. No, ma so che hai molti ascoltatori, Andrea, per cui continuiamo. Poi se fateci sapere cosa ne pensate di Andrea, del programma e di Ultratanga, sappiamo cosa pensano. Non sono mica qua a farmi prendere in giro io. Sei la prendere più... per il culo. Scusate il termine. Si arrabbia. Oh, un po' suscettibile Ultratanga. È veramente lì in un angolino che tripila. Sta tripilando. È nervosa. Leone. Quante soddisfazioni e quante imprese lavorative che affollano le tue giornate e finalmente c'è una breve vacanza. Vedi, le vacanze ti fanno sentire in forma per fare un bel ritorno al lavoro ed anche al verde da esserci costretto. Questa è molto bella. Trotanga niente. È l'unica cosa. No, non vengo, io non vengo. Come facciamo? Signorina, torni qui, la prego. Leggila tu, io non... Guarda. No, la legge Andrea sì. Perché io guardo. Faccio proprio. Faccio più niente. Venga qui, voi. Su. Niente, dai. Niente di niente. Avanti. Vuole essere, non lo dico pregata. Alla signorina. Vuole essere pregata. La dico alla signorina guapa che lei si rifiuta di leggere. Io dirò. Non vuole leggerlo? E lo leggi tu, Andrea, no, dai. Va bene. No, no. Andiamo avanti. No. Vado avanti io, dai. Allora, Leone, un paio di slip extra large con piccole zanne di cinghiale. Maglioncino paglierino addobbiato di peperoncini verdi piccanti. Non vedo perché non voglia leggere questa bellissima frase. Allora, tocca in questo punto. Sì, sono toccato in fratelli. Sono in assolo. Mi sa che in assolo ci stai spesso tu. Con quella faccia lì. No, fortunatamente no. Permaloso. Io continuo, vado avanti. Vai avanti. Vergine, come tutti sanno, abbiamo tutti i tuoi problemi, chi più e chi meno. Per darti un esempio pratico, tossiamo per schiarirci la gola, sospiriamo per schiarirci il cuore e molliamo per schiarirci lo stomaco. Sì. Niente, oggetto dell'Eros anche dai, qui. Dai, signorina. Faccio vergine, la brava. Dai, almeno no. Per la Vergine. Fallo per la Vergine. La Vergine, poi meno che meno. Tra tutti, guarda, proprio il più stupido, il segno più stupido, che io se fosse per me lo eliminerei, la Vergine, lo eliminerei.
Allora, appunto, per ragioni di sciopero di Ultratanga, questa edizione va in onda in formato ridotto, senza contributi filmati. Ridotto mi sa che ce l'avete voi, perché poi che parole, basta. Parole e basta. Poi sui fatti, sui falli, niente, sui fatti. Chi lo legge questo? Leggilo. Lo leggo io in quanto proprio prendo le distanze. Compressore multifunzione per l'intestino dormiglione e accoppiato a una presina antiscotto con filo spinato e peli di coniglio di campagna. C'è Ultra? Ma io me lo immagino già. Appunto vedo Ultra oltre il vetro che non sa più cosa fare. E Ultra, magari se dai una mano alla tua collega, ho sbagliato a parlare, alla tua compagna, alla tua amica Ultra. Ma non dovete trattarla così sta ragazza, poverina. Cioè, guarda come si è offesa, piange. No, dai, non sta piangendo, fa finta. Fa un po' finta, però. Sta ridendo. Però non sta ridendo. Vieni qua, dai. Ultratanga, dai, chiamiamola tutti assieme. Avanti. Ultratanga, vieni qua, non venire là, vieni qua. Dai. Cercando di venire in un altro senso. Dice di no. Cosa facciamo noi qui senza Ultratanga? Andiamo avanti. Vedi di convincere. È un disastro. Sì, infatti. Sì. Vai un po' a vedere. Che segno tocca? Alla bilancia. Tocca a me? Sì. Sì, bilancia. Se solo tutte le mani che si tendono potessero toccarsi, la vita si restringerebbe o si espanderebbe in proporzione alla libertà della giustizia della finzione che fallisce sempre. Fine prima parte. Per l'altra parte quando? Penso settimana prossima. Se ti penso, non però, non sei neanche sicuro. Sempre per ragioni di sciopero. È arrivata la signorina, forse è arrivata. Adesso sono arrivata. Allora noi ti chiediamo scusa per prima. Ci scusiamo. Abbiamo usato la tua sensibilità. Certo, voi credete che una donna non abbia cuore una donna, perché voi potete trattarla così come uno straccetto. Ma no, dai, non fare così. Tocca alla bilancia, su. Dai, che poi ti accompagniamo come tutte le sere lì in strada e parole. Gli facciamo anche compagnia stasera. Per poco. Cosa? Tu Andrea mi sa che sempre più vorresti. No, ma c'è. Cosa pensi di fare un viaggio in Brasile? Dai, su, finiamo questa roba qua. Guarda che io. Dai, che sta durando un tempo interminabile. Tocca la bilancia, dai, Ultratanga. Su. Leggi. L'oggetto dell'ero. Sì, della bilancia. Allora, Montgomery in pelle di fallo umano. Allungabile col solo tocco. Scarpine folli foderate in fango e palta senza suola ma con chiodi. Bello, questo qua non è malato. Sapevo che gli piaceva. Allora proseguiamo con lo sgobbione. La strada per giungere al cuore di una donna molte volte incrocia la strada che passa per la parte di un per la porta di un buon ristorante o anche di un costosissimo gioielliere. Quindi acqua in tasca e soldi in bocca. Sì. Strano. No, quando mai si... Oggetto dell'Eros, dello scorpione, cacciottine ripiene di fetecchia appese all'orecchio penzolanti. Cos'è la fetecchia? Fagioli, te lo spiego io dopo, se vieni di là. Fagioli borlotti con bucce, lavorati a modo colon, 18 denari. Colon. Francese. Colon. Che spiritoso. Mamma, stasera abbiamo qua il re della comicità. Mamma mia. Non c'è niente di pesce che una checca che si offende. Mamma mia. Andiamo avanti. Non ho capito la parola che ha detto la signorina. Che si offende ancora. Non usiamo ho capito termine. Neanch'io. Sì, dai, adesso è sulla polemica. Non so, Andrea, su, cerca di mettere pace. Allora, andiamo avanti. Capricorno, giusto? No. Veramente c'è la Sagittario. Mi sono vedi in confondo. Sagittario, la cosa che non capiamo quando siamo giovani è che possiamo regalare ad un amico un libro, un'intera biblioteca, ma non la gioia di avere molti soldi per essere la buona occasione che non arriva mai. Questo c'è scritto. Detto questo. Oggetto dell'Eros del Sagittario. Su, allora, questo. Sagittario, t-shirt fatto di squame di capitone sardo con caprino salato abbinato a un rotolo di carta igienica avvolto dal linguine in su
fino agli occhi. Giusto, giusto per non vedere un acquario, no, un capricorno. Capricorno, è bello vivere correndo, piuttosto che fermarsi a mezza via ed aspettare di raccogliere i benefici dell'ingiustizia, che ovunque avvenga non puoi mai mangiarla assieme ad un buon bicchiere di Lambrusco. Fine Capricorno. Ma andiamo avanti. Getto dell'Eros, guanti di cactus, cactus. Ma guanti di cactus indossati alle pelotas con un goccio di tequila. Cosa sono le pelotas? Le pelotas? Dimmi un po', lo sai? Fammi vedere tu cosa sono. Lo saprei, però non posso. Insieme a questi guanti abbinare coppia di lattini di pomodori pelati per coprire le vergogne. Guarda che io non c'ho vergogna di niente proprio, sai. Vabbè, acquario. È uno scioglilingua. Allora, scioglilingua. Chi raccoglie le doglie della moglie e non si toglie le voglie delle biglie ricoperte dalle foglie, prima o poi si scioglie. Sono stato bravo. Che ho fatto il corso. Sommeria. Oh, e vado di là perché vedo che dai, siamo verso la che fine. Sei così bravo e leggi anche l'oggetto. Andiamo. Dell'Eros. Vieni qua. Dai. Come? Io devo leggerlo. Che mi sono stufata io, mamma. Acquario. Quelle cose. Siete vecchi, vecchi dentro. Cos'è la doppietta? Sarà doppietta? Doppietta. Sì. Doppietta paraocchi, noce moscata e decorazioni in veccia. Sì. Cos'è la veccia? Quella che mangiano i roditori piccolini. Ah, piccolini. Animalesco reggiseno costruito da un bravissimo sarto pugliese. Oh oh. E con questo Gigio vi saluta, alla prossima settimana. Vado di là a preparare il prossimo pezzo che sarà dei nomadi. Tutti dei nomadi? Allora andiamo con l'ultimo segno. È stato scomunicato i pesci e è diventato capitone. Capitone, che bello! Voglio cambiare il segno allora io. Allora, diciamo, capitone. Sulla vetta della montagna, la pace di uno starnuto filtra in te come la luce di un fiammifero. Nel pacco. I venti ti comunicano la loro bigamia, i temporali la loro malattia e tu ciabatti scosse e tassa. Non preoccuparti che questo è il minimo che faccio. Allora, ultimo oggetto dell'Eros, capitone, bombetta di carta con fantasie sicule applicate malissimo però, deve essere. Insieme scarponi estivi imbottiti con pelo di sudicio bovino ceco. La Repubblica Ceca. Ah, ho capito, allora ce l'hai di troppo, caro mio ignorantone. Allora, salutiamo con questo capitone, come la nostra amica guapa, pigliati questo capitone e andiamo a trovarla. Andiamo, sì. Ci sentiamo andiamo, settimana prossima. Andiamo, dai, un via vai. Ci sentiamo, ci vediamo, ci incontriamo. Non lo so se ci sarò settimana prossima, guarda, mi avete trattato così male che, guarda, mi è venuto tutto un'emicrania, secondo me, guarda, magari non vengo più. Basta, saluto solo gli ascoltatori che loro sì che mi amano. Ciao, smack, smack, bacioni, baciotti. Ciao anche da tutti noi. Eccoci qua, allora, siamo arrivati alla fine anche questa volta. Dopo tutta questa sudata, queste faticate, siamo arrivati alla fine. Vi salutiamo, questa sera eravamo solo io, Gigio, poi c'era Andrea del Paccone, tutti voi inviati, tutti voi che avete chiamato, grazie mille, grazie, grazie. Io lunedì prossimo non ci sarò, andrò a vedere Ramos, però ci saranno tutti gli altri. E noi ci vedremo però al Texas Town, il 1 febbraio ci sarà la festa di compleanno del fan club degli Utez e voi verrete perché siete bravi. E poi ci sono un sacco di regalini, per cui conviene anche. Mm-hmm. Va bene, allora vi salutiamo. Sì, vi salutiamo come al solito, come di consueto, con il proverbietto della notte. Ah, vai Gigi. Questa sera è molto ermetico, sì. Però è senti intenso. Senti che base anche. C'è una base anche molto intensa, alziamo. Vai, vai Gigi. Tredon, Mercoda Saron. Ah. Questo è un classico, nella nostra zona. Vuol dire che bastano tre donne che fanno un casino come al mercato. Il mercato di Sarona, che è particolarmente rumoroso. Mi risulta che... Bello, non lo sapevo questo. Non lo sapevi. Allora, con questo detto, voi potrete meditare tutta la settimana. E meditando, meditando, ricordatevi che Tridon... Mercato Sarona. Tre donne. Attenzione che tre è femminile. Tri è maschile, Tri Oman e Tre Don. Davvero? Anche il 2.
Dodon e Duoman. Non lo sapevo. Cioè, in dialetto si fa il maschile e il femminile anche dei, non solo dell'uno e una, ma anche del due e del tre. Il quattro no, il torna... adesso me lo spieghi bene, dai. È irregolare. Mentre ci beviamo una bella birretta. Allora, ciao a tutti dal vostro Ultra e dal vostro Gigio. Buona settimana con... con Radio Lupo, facciamo così. E con tre donne e il mercato di Sarò. Queste che sono un vecchio album dei Black Sabbath. Pezzo della buonanotte di questa settimana. Mamma che paura che fa. Aiuta. Si chiama Disturbing the Priest, che vuol dire disturbando il prete. Che sta cominciando. Buon ascolto, ciao a tutti. Bye bye. Abbiamo un'altra chiamata, Sebo, mi spiace interromperti nuovamente. Non avevo ancora iniziato. almeno, però avevi pronta la prima cosa. Picchiamelo lì, pronto! Lì. Pronto, chi, ciao! Chi sei? Luca di Magenta. Caro Luca. Ciao Luca. Ciao. Di Magenta, non sembri tanto di Magenta. Vabbè, perché sono di Foggia, questo cosa c'entra. Ah, per quello. Ascolta, dici qualcosa. Cioè, il motivo della tua chiamata, essenzialmente. Ero in macchina, non sapevo cosa fare, ero qua con i miei amici. Ah, c'è il cellulare. Sì. Sei un vero raga. Sei un raga cellularato. E in più stai spendendo un cifrone di denaro per telefonare a due coglioni come noi. Vabbè, ma a volte due coglioni possono essere simpatici. Ah sì? A volte? Sì. Due coglioni a col volte. Sorriso, eh. Però non sento la mia voce nella radio. Dovresti avere la cuffia. Ah no, mi hanno detto che si sente adesso. Ma forse è il viva voce, è il viva voce che non va. Ma potrebbe... adesso stai guidando? No, siamo fermi in un campo. Allora, ma cosa fate in un campo? State sfruttando l'effetto serra della canna. Sì. Sto dicendo la famosa bara. No, stai le canne, allora se vogliamo parlare. Dovresti, sai cosa, prendere la tua macchina, sì. Entrare contromano in autostrada, tirare a stecca proprio, a stecca il più possibile. Ma un Dian. Vabbè. Ma anche il Dian va a stecca. A stecca, sì, a 90 cioè... all'ora. Comunque... I suoi 40-45 li fa. Sì. Così puoi provare le brezze e se ti succede qualcosa di comunque me l'han detto a Radio Lupo. Hai ragione. Avevano detto di non farlo. Vabbè, ma comunque... È arrivato fin qua il fumo che avete in macchina. È arrivato fin lì. Sì, ma... Senti, mi puoi descrivere che tipo di pratica stupefacente state facendo? Ridi, mi sta ridendo. Adesso? Marocchino 00 proveniente da Amsterdam. Ah sì? Direttamente da Amsterdam. Sì, sì. Ma cos'è? Il 00 è come il pane, che c'è tipo 00. Sì, ascolta, è la farina. Ma siamo andati lì all'ultimo. Ascolta. Dai. Ma l'hai messo dentro nella cartina o nel cilotto? No, adesso è nella cartina. Ah sì? Ci arrestano fra un po' però. Perché vi arrestano? Perché non si sa mai. Ma se voi non date le coordinate del campo in cui vi trovate. No, questo è vero. Il campo è dell'Ernesto. È dell'Ernesto, sì. Per cui già avete dato un pericolosissimo indizio, eh. Questo... Ma l'Ernesto è un tipo incognito. Ah sì? Beh, in effetti di Ernesto ce n'è in giro tanti. Il famoso coglione destro ha lo stesso nome. Evaristo, il coglione sinistro. Ma avete già acceso? Avete già acceso? Sì, mica un po' di imbrata pure. Ah, chissà che occhi gonfi che hai, tipo rana. No, vabbè. Senti come rido. Come no, vabbè. Sì, è vero, hanno già fumato. È bello sentire queste risa, le risa del fumo. Ma piosa, bravo. E adesso sembra che stanno uccidendo il maiale invece. Un rito sacrificale in questa sera. Adesso si è schiantato sul volante. Ci sono. Ci sei? Sì, posso richiedere una canzone? Dipende da che canzone è, perché noi abbiamo due Bob Marley. Deve essere una canzone raga. Deve essere una... Allora, qua mi dicono una canzone di Dire Straits. La Madonna, ma... No, ma non andare così sul pesante. E noi ascoltiamo Nostalgic Melo. Ma aspetta, non ho ancora finito. Dimmi. Poi uno mi chiede una canzone degli Obituary. Ostia, avete dei gusti diversi. Spero che per il film almeno andiate d'accordo. No, ma questo qui... Di Lorella Cuccarini. Eh? E Favlandia 14.
Ho capito, senti, noi cerchiamo qualcosa, mi sa che qua troviamo solo gli obituari forse. Dai, con una dedica a Paolo che è a casa. A Paolo che è a casa e non può fumare, forse perché è già in ovra. E forse ci sente pure. Ah, sì. No, ma lui fuma anche se è a casa. Ah sì, da solo, fa finta di essere lì con voi. Ah, il cruscotto della macchina è disegnato sul muro con le vostre fotografie. E poi fuma e fa finta di essere lì e poi parla con voi. Minchia raga, come pesta. Pensa, cioè, che entra sua madre e lo trova lì che fuma da solo e parla con le foto, dice: cazzo raga, stasera siamo proprio fusi. Fuma anche tua mamma qua, dico. Ah sì? No, comunque del cruscotto della macchina sul muro no, ma delle fotografie probabile. Ah sì? Sì sì, è un ragazzo attaccato alla compagnia. Ah, bene bene, ma forse solamente perché gli date il fumo, perché fuma a scrocco. Mica troppo. Cioè la sera che uscite non abbiamo il fumo, io allora affanculo amici di merda. No così. No. Ah no, No, lui è quello che lo porta, diciamo. Ah sì? Tanto. Lo sfruttate, poverino. No, vabbè. Hai detto si chiama Paolo? Sì. Allora, caro Paolo, puoi incominciare a rollare il tuo cannotto. Noi intanto cercheremo il disco. Se lo troviamo, bene. Se no, purtroppo gli dedicheremo un altro brano. Va bene. Al povero Paolo. Ok? Va bene. Ciao. Adesso... Ciao, ti salutiamo, buona canna. Grazie, buona continuazione. Ecco, anche a voi, tanto buona aspirazione. State attenti. Sì, sì, ciao. Ciao. Ecco, adesso capi con lì un altro pezzo, dai. Ma non arrivi un'altra storia vera, e poi il mago la violentava. Sì, è vero, però io l'ho vista una volta sola la parte che la violentava. E poi c'era anche Pallina, Pallina di naso. Che diceva, la mamma gli diceva: brutta deficiente, hai mangiato tutti i cioccolati, i biscotti. E lei diceva: no, sono stata io, è stata Pallina che è venuta e se li ha mangiati tutti. Sì, Pallina era una caccola gigante che la bambina si toglieva dalla narice in camera sua. Poi gli è caduta, cioè, l'amico dei sogni. La pallina è rotolata in cucina, ha fatto cadere la vassoiera. Con tutti dentro i biscotti sono caduti, lei li ha buttati via, ha fatto finta di averli mangiati palline, però li aveva buttati via. È così la storia vera. Ho capito, è la storia vera. Sì, sì, è galbusera, un po' pirla, ma è galbusera. Oh, Fantamen, hai ancora degli altri termini? Sì, ne avrai uno, però non andate a Valleluna, va bene lo stesso. Sì, va bene. Allora, pasturare. Pasturare quando vai a pescare si pastura. No, pasturare è quando cioè ci provi con una. No, io sapevo un'altra cosa. Cosa? Non lo posso dire, sennò Ultra mi dice che sono sempre di quel. Però io sapevo che pasturare praticamente quando prepari, no? Per poi far successo. Lo mettiamo come secondo significato. Io sapevo anche quello. Quando prepari l'impasto. L'impasto. Ecco, diciamo così. L'impasto per poi far su. Per poi farti su. Una cosa molto ambigua, diciamo. Far su. Che cioè, che più ti tira su, e più. E più, sì. E più ti butta giù. Infatti. Oh! Ma stasera la SIP veramente. La figona. Informazione gratuita. La conversazione in corso ce l'ha fatto Rosso. Si prega di riagganciare. Accidenti, sono gentilissimi. Mi dispiace, Fantamen, dobbiamo lasciarti. Si è offeso terribilmente. Super, è un vero supereroe. Non ha fatto in tempo neanche a finire la cosa che... Perché quando i DJ, no? Quelli veri, non come noi. Quando finisce la telefonata dicono... Quelli veri che parlano tutti così, sì. Ok ragazzi, siamo qui stasera. Mi ha tirato una cilappa disumana. Meno male che non sugli occhiali. Cilappa è un termine tradizionale sgamato. Sì. Stavo dicendo, ma perché aspetta, i DJ... Aspetta, fermo un attimo Gigio che devo segnare cilappa. I veri DJ... No, spiegami cosa vuol dire cilappa. Cilappa. Cioè, quando uno parla gli esce lo sputo, la cilappa. Quando? Lo sputo. Ma non lo sputo, la scatarrata. La cilappa esce proprio involontariamente. Una sputata involontaria. Involontariamente. Ecco. Mettiamola così. Ovviamente parlando. Dai, vai avanti, dai, con la tua cosa molto interessante. Quando è che dovevo dire. Perché i DJ, quelli veri? Quando finisce la telefonata dicono rieccoci in studio, vabbè sono andati via mentre probabilmente quando a Radio DJ che è notoriamente una radio di ipocriti, quando te praticamente telefoni loro fanno finta di ascoltarti però se ne escono fuori, si vanno a fumare una sigaretta e tu parli poco come noi, poi quando mettono giù la cornetta e gli ascoltatori rientra il DJ e dice rieccoci in studio, come continuiamo la nostra trasmissione. Ma allora anche noi siamo ipocriti. Sì.
Perché ma noi è risaputo. Facciamo... Ah, sì. Ipocriti ma onesti. Ipocriti. Perché il popolo, il mondo è degli onesti. Onesti. E l'erba alta è sempre del vicino. Ecco, e la gatta cieca ha fatto i gattini sordomuti. Esatto. Ma non è così, è tipo. Ah, cantiamo questa, la cantiamo. Cos'è? Tutta. Cos'è? Oh, bella. Io non la conosco. Ah, è Popper. La canzone è Popper. No, dai, lasciamola andare, così esco. Motorini elaborati? Sì. Io l'ho elaborato cambiando il getto, eh. Sono veramente. Sai come mi ha guadagnato un 3-4 all'ora, come ridere. Io invece ho messo la Super e andavo, cioè, sai, vai di mezzo. C'erano quelli che mettevano la Super. No, per andare di più. Io l'ho conosciuto un paio, che andava tantissimo, però per tipo 2-3 giorni. Dopo si scoppiava. Ma senza olio? Scoppiava. Senza olio? Sì. No, ti giuro, io ne ho conosciuti. Aggiungevano l'olio, dai. Due ne ho conosciuti che hanno fatto, sì, con l'olio, però miscelavano, ma poi... C'è chi ci metteva l'olio di ricino. L'olio di ricino. Questo si usava negli anni 30. No, si... no, si usava. C'era un mio amico che ce lo metteva. E quando andava via, partiva sgasando, c'era un odore di frittura. Davvero? Ma perché metteva quello? Ma forse perché lui lavorava in una pizzeria. No, andava di più, diceva. Diceva che andava di... andava, sì, andava di corpo. E poi, quando andava, lui guardava sempre la marmitta per vedere cosa buttava fuori, perché scaricava della roba bianca. Piantato, era ancora lì con la testa girata, l'hanno ingessato che guardava indietro. Dico anche il nome, no dai. Sì, facciamo. È uno che non mi stava. Vabbè, facciamo i saluti e rimandiamo lunedì prossimo. Aveva... Io penso, purtroppo non ci sono io lunedì prossimo, quindi sarà una bella trasmissione. Sarà forse solo con DJ Hooker? No, ci sarà Ultra. C'è Ultra. Non lo so. Lunedì prossimo è il 22. No. Ah, il 22 non ci siamo. Il 22 però, forse non c'è nessuno. No, beh, c'è DJ Hooker. C'è DJ Hooker e Gigio, perché noi dobbiamo andare al concerto dei Ramones. È vero, non possiamo mancare. Al Pala Trussardi. Suonano i Ramones, ci sarà un troiaio di gente. È vero, andiamo sicuramente. Lunedì prossimo comunque non ci sono io, fa niente. Penso che non è che crei una notizia da prima pagina del Corriere. Nel senso. Benvenuti. Mi scappa tantissimo la pipì. Anche a me. Benvenuti su Radio Nastrisolante International. Wow, tutto rotto. È una radio che sta insieme con lo Scotch. Che disastro. Buonasera, siamo arrivati adesso. Sì. Io e Gigi abbiamo avuto un disastro. Un disastro, noia al cambio, c'è una bufera di neve, una super tormenta. Mi è venuta la diarrea? No, non ancora. Ah, cioè, però abbiamo rischiato perché si è rotto Gigio per fare il figo, ha tirato giù il finestrino per mettere fuori il braccio, l'ubrazzo. In posizione spacchiusa. Sì, appoggiava l'ubrazzo fuori, no? Con la bufera di neve, perché poi ovviamente tirando il freno con a mano, gli anelli e tutto, tirando il freno a mano faceva delle sgommate. Anch'io davvero tazzorro. Fino qua tutto a freno a mano. Davvero tamarro, no? E allora che è successo? Che la sua macchina super elettronica si è rotta il vetro e è rimasta giù. Che bello! Entrava un freddo tremendo, la neve, la bufera di Zanna Bianca. È entrato Zanna Bianca. E noi più che altro avevamo paura che ci venisse la diarrea, perché ci veniva tutto il freddo sulla pancina. Quindi Zanna Bianca ha defecato nella macchina di Gigi. Sì, dietro. E infatti poi con questa siamo riusciti a incollare con il prodotto di Zanna Bianca. Abbiamo incollato un cellofante. Fatto tipo vetro resina, insomma. Un cellofante che abbiamo preso da un camion. Ho capito. C'era lì un camion parcheggiato. No. E allora abbiamo tirato giù il cellofante e l'abbiamo. Quello delle gazzose. E poi io non ho mai capito come. La gasosa. I camionisti che portano le bibite ad andare a 300 all'ora nelle curve con le cassette dell'acqua appoggiate. Che non poi si chiama mai. Gassosa. È vero, la gassosa. Comunque niente, siamo arrivati tardissimo per quello. Ma comunque è una storia vera. No, io invece ero già qua da circa 5 minuti. E mi ha telefonato Leonor, che approfitto per salutare, anche se non ci sente, che è all'ospedale, poverina. Sì. Come all'ospedale? All'ospedale. Ma si è fatta male? No, non sta bene, non lo so, l'hanno ricoverata. Non sta bene, c'è un mal di testa all'ospedale. È andata così, più o meno. Bene. Bene, Gigio, cosa ci racconti di nuovo? Niente.
Stavo per arrivare alla pubblicità. Adesso. Non abbiamo ancora cominciato. Abbiamo iniziato con... Invece di mandare il primo pezzo, mandiamo la prima pubblicità. Che disastro. Andiamo subito così al volo. Ma allora tu... andiamo, aspetta. Che no. Intanto noi mettiamo su un po' di scotch sulle cuffie. Gigio, usiamo il nastro isolante di Radio Lupo Solitario per il tuo vetro adesso. Qua visto che qua scotch. È tutto tenuto in piedi con quello. A posto, dai, andiamo a questa pubblicità, sì, così andiamo, ce la togliamo subito dai maroni. Andiamo a fare la pipì, perché tutto quel vento mi ha stimolato. Davvero, dobbiamo farla insieme allora, sì. Come le ragazze, sì. Ma ci appoggiamo. Pronto? Buonasera! Buonasera, spute! Ci appostacimo! Ci appostacimo! Mamma mia, che bufera di neve c'è qua! Ti lascio guardare! Aspetta, signor Prostosimo, che è una base per lei! Deficiente! Ci hai desordini, non si capisce niente qua! Lontano, via! Ma dov'è, signor Prostosimo? No, perché abbiamo il tetto in riparazione, no! C'è già il mio nipotino qua con lo slittino che va nel... è nel tinello che sta giocando allo snowboard. Ma come? Ma da fare lo snowboard nel tinello? Ma io non lo so, siamo qua tutti vestiti come i polinesiani là, quelli che abitano al polo nord e là. Ah, gli eschimesi. Mamma mia, qua c'è una neve da... bussano alla porta, apri, senti chi è. Momento, ma dov'è che abita Legnano, mi sembra? Ma non lo so. C'è qua? È strano che ci sia così. Ma dove fuori quel marocchino lì? Ma... no, Utes! Però... è entrato un marocchino in casa! Ma sei al Polo Nord, come fai a entrare? No, per dire che siamo vestiti come gli stimesi! E qua, sì, io ho su un pelicciotto di volpe. No, dai, mandatelo via! Cosa vuoi da me? Vai via! No, ha detto il marocchino che c'è il casino politico. Ah, va bene. E vuole sapere con chi fa, con gli Utes. Sì, poi sì. Lo lasci in linea che poi parliamo noi. Sì. Qua Ute! È lui! È il marocchino che ha fatto questo. Dai, compra mica, dai. Dai, io da 5.000, dai. Dai, dopo compra io qualche sede, Nino D'Angelo, dai amico. Ah, dai capo. Però Nino D'Angelo. Dai capo, amico, dai. Dai, compra il mio 5.000, c'è Nino, dai. Tu di 5.000, dai. Dai, poi, mandatelo via con marocchino, via. Fuori nella neve, maledetto. Come, ma non ha cuore, signor Prostosimo. Non ha cuore. No, io il cuore ce l'ho. Il pietro, ma ce l'ho. Ma come? A parte gli scherzi, pover... che qua pover uomo. Per riscaldarci dalla bufera che è imperversa sulle nostre teste, stiamo iniziando a bere la voce qua, come in Siberia che si beve. Siamo qua che iniziamo a essere ubriachi. Senti come ride. Abbiamo anche il nostro cane Penaschi, che è un emigrato russo. E qua mi sento in vena di dirvi una barzelletta. Ah sì, sì, prego. Lo sapete che in Italia abbiamo il governo alla frutta. È il governo dell'arancio meccanico. Ma che schifo. Beh, molto bella. Bravissimo. Guarda che c'è mia moglie vicino al camino. Buttala dentro. Fai come Hansel e Weber. Buttala dentro. Via. Chiudi lo sportello. Chiudi lo sportello che brucia. Ma signor Prostosimo, cosa sta facendo? Cosa sta facendo? No, cosa che stiamo facendo? No, perché ho sentito butta mia moglie nel camino, ma... Ma no, cosa dite? No, infatti ho detto, ho pensato avrò capito male io, perché... Ma no, non è vero. No. Qua mia moglie sta bene. Ah, meno male. Voleva salutarmi, ma è andata via. È dovuto andare lì a spolare un po' di neve sulle tegole. Ah, che peccato. Perché ci pensa lei a questi affari di casa? Ma basta, insomma, sta vodka qua! Ma senti,
Ma c'ha il lavandino pronto. Ma che cos'è il lavandino che non tira bene? No, è il leopardo in calore. Ah, perché lei invece del cane ha il leopardo in casa? No, ho il pandù. Cos'è il pandù? Il pandù lo sapete benissimo cos'è, perché c'è sul dizionario sgarrato quella cosa là, insomma. Ma va, prova a guardare. Non ce l'ho, l'ho lasciato a casa. No. Sì. L'ho lasciato a casa il dizionario. Vabbè, fa niente. L'abbiamo perso nella neve. Sì, poi mi ricordo della gara là che ho fatto con Panips. È stata una bella gara. Sì, è vero. Due contendenti. Il signor Prosdocimo con Panips ha fatto una gara di fiato di media di birra per aggiudicarsi Panips. Panips che è il chitarrista dei Rebel Hot. Ha reggio con le autocisterne, insomma. Oh, ma ci avrà messo un secondo. Tra l'altro è un uomo che è un grande artista, è una persona degna di ammirazione, quel signore là. Sì, è vero. Un gran musicista, tra le altre cose. È il chitarrista dei Rebel Hot. Sì, è il chitarrista, sa parlare in dialetti, dici. Parliamo in dialetti, sei buono a parlare in dialetto un legnano. Uela, ragazzi! Pronto! Guardate che domenica c'è il derby, legnano pruppati, volano gli schiaffoni là, Non mancate che io vado là in prima linea con i boys lilla. Ah, bene, noi verremo anche noi sicuramente. Domenica questa, allora. Sì, qui al Pisciacane di Legnano. Stadio Pisciacane. Sì, lo stadio, perché si chiama così perché una volta c'era lì un canile e i cani soffrivano di continenza. Pensavo Pisacane, io credevo, invece no. Pisacane, perché in Italia siamo i soliti pezzetti che sbagliamo a scrivere le cose. È vero. Diciamo le covan denunciate, anzi, mi sa che un giorno di questo il telefono SOS Gabibbo. Così faccio vedere a loro, agli assessori. Porci maiali! Lo sento abbastanza polemico stasera, signor Prosdocimo. Cosa volete? D'altronde qua non ci danno l'assistenza. La gente lavora male, mi entra la neve in casa, mi entrano anche i marocchini in casa, cosa devo fare? Ha ragione, cioè sì, però un po' di comprensione non andrebbe male, no? Per chi? Per gli assessori? No, per i marocchini. Vabbè, per i marocchini. Io farei come l'onorevole Buso, là, quello lì, quello della Lega. Il Buso. Il Buso, mi sembra che gioca anche nel Napoli. Che quello là che dice che i marocchini vanno spediti sugli aerei e buttati giù con i paracaduti in Africa. Ma come? Lo sapevate? Sì, no. Ci sono tutti. Mi sembra che la colpa è di Roma. L'hanno scritto sul Corriere di Mazzafame. Che è un noto quartiere, diciamo la Beverly Hills di Legnano. Guardate che io ci abito, non mi sembra poi questa cosa di Beverly Hills. Direi più che altro che Beverly Hills, perché ci sono tutti i pensionati. Bene. Arriva, fanculo! No. Chi è stato? Guardate. Non è possibile. Ma chi è entrata una vagonata di albanesi nel tinello, cosa faccio adesso? Ma lei, ma che casa non è? Non c'è più posto per gli immigrati in Italia. Vengono tutti a casa del signor Prosdocimo Marelli a rompere i maroni. È polemico stasera, signor Prosdocimo. Cosa devo fare? Me lo dite. Ma niente, signor Prosdocimo, su. Non se la prenda. Vabbè, dai, Spirina. Ah no, Spirina è bruciata. Spirina è la moglie, anzi era la moglie. Tira fuori i sacchiapeli. La governante. È lì che sta preparando i sacchiapeli per gli albanesi, per il marocchino. Ah, vedi che anche lei in fondo ha un cuore, signor Prosdocimo. Dai, amico, dai, compra 5 minuti. No, non si può vendere per telefono. Basta, vai via, a cattone. Vabbè, qua inizia a esserci bordello, mi stanno trasformando il mio villino in un ostello per la gioventù. La sala da crematori.
Non si dicono queste cose. Che già qualcuno è già gremato qua dentro, eh? Volete che vi brucia anche a voi? Un momento, eh? Non si scherza qua, eh? Va bene, signor Prosdocimo. Io vi saluto.